Ciao a tutti ragazzi e ragazze, torniamo con l'ultimo appuntamento in merito all'ultima giornata della Rona. La Rona ottiene un ottimo pareggio, un 2-2 contro la Chiavazzese che gli vale l'accesso ai playoff, un punto che gli permette appunto di accedere a questa fase. Adesso andrà in casa della Briga a giocarsi appunto i playoff. Un grosso saluto agli ospiti di questa sera, quindi Simone Merlotti, detto stampa, Simone Babini, allenatore in seconda, Enrico Ragazzoni, allenatore principale. Iniziamo subito col capire cosa è successo in questa partita. Ciao Simone, raccontaci com'è andata. Ciao Emma, ciao a tutti. 2-2 tra Chiavazzese e Arona, per accedere ai playoff è l'Arona. Pronti via, la squadra migliore in campo è l'Arona e trova gol con Margiotta. Si rientra negli spogliatoi molto meglio la Chiavazzese che trova il pareggio con Sabin. In un contropiede l'Arona trova il 2-1 con Capacchione. E nel finale un tiro da fuori di Novak porta il risultato su 2-2. Nel primo tempo molto meglio l'Arona, nel secondo tempo bravissima la Chiavazzese, ma a portare a casa l'accesso per i playoff è l'Arona. A te le interviste. Ciao a tutti, ciao Emma. Grazie Simone, adesso passiamo a te Enrico, complimenti innanzitutto per l'accesso ai playoff, un primo tempo dove magari è stata meglio la Rona contro la Chiavazzese, poi nel secondo tempo invece sono venuti fuori gli ospiti. Sì, questa era la nostra stagione. Finita la nostra stagione, il primo tempo fatto molto bene, il secondo abbiamo saputo soffrire, malgrado come dici tu che loro dovevano vincere, avevano un risultato su due, su tre. Comunque abbiamo avuto due o tre ripartenze importanti e sono contento, se lo merita. Mister, innanzitutto cosa è andato bene, cosa è andato male, a cosa è dovuto questo disequilibrio? Può essere che magari abbia giocato un attimo la tensione dovuta all'accesso ai playoff? Sai cos'è? Non è disequilibrio, è il discorso che loro comunque si sono alzati dopo aver preso l'1-0, giocavano a tre dietro e molto alti con i quinti e ci hanno messo in difficoltà, però insomma, se pensi di venire qui a giocare contro una squadra che non ha mai perso o ha perso una partita in tutto il giro di ritorno e pensi di venire qua a gigioneggiare, insomma, è impossibile. Secondo me abbiamo fatto un grande risultato contro una delle squadre più forti del campionato. Adesso avete il Briga, contento per l'avversario? Adesso sono tutte forti. Insomma, penso che il bello è aver raggiunto l'obiettivo dei playoff. Penso che sia stato un grande risultato contro una squadra, ragazzi. Questa è una squadra forte, forte davvero, una squadra veramente forte. Probabilmente se fosse stata questa squadra all'andata, oggi non sarebbe al sesto posto, sicuramente. Grazie Enrico, ciao Simone. Possiamo dire che nonostante il match difficile, alla fine il risultato prima alla Rona. Sì, mi devo ancora riprendere, sono stati 10 minuti infernali alla fine. Loro sono una grande squadra, lo sapevamo, però al primo tempo abbiamo fatto una gran partita, si sapeva che sarebbero usciti loro, abbiamo sofferto, ma l'obiettivo è raggiunto. Adesso affronterete il Briga ai playoff, ma si sa, in questa fase sono tutte forti. Assolutamente, i playoff si sa che è difficile, però noi con le prime in classifica abbiamo fatto sempre bene quest'anno, quindi è una bella rivincita col Briga, soprattutto a casa loro dove vinciamo 2-0 invece ci siamo fatti riprendere e quindi è una bella sfida, non vediamo l'ora. Forse i playoff non serviranno a niente, comunque però la Rona, diciamo, cercherà di onorarli come meritano. Allora, io l'ho detto anche ai ragazzi questa settimana, che servano o non servono, servono sempre. Primo per noi stessi, perché ce lo meritiamo, abbiamo fatto un anno fantastico, con tante difficoltà, ma abbiamo reagito sempre. E questo è un premio dove adesso li giocheremo per continuare, perché ce lo meritiamo e è nelle nostre gambe, nella nostra testa. Finiamo qui innanzitutto un ringraziamento ai nostri ospiti di questa sera, rimaniamo in attesa del big match ai playoff contro il Briga che è agguerritissima e quindi non farà sconti, è una Rona che dovrà difendersi nel migliore dei modi, vedremo come andrà a finire. Intanto per il momento buona serata a tutti e stay tuned!